E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi recensiremo un episodio capolavoro e niente, si parlerà del film Re per una notte. Perché Re per una notte se nel titolo c'è scritto Joker? Questo lo scoprirete solamente ascoltandomi. Partiamo direttamente con la trama. Allora, questo film tratta di un comico che praticamente è convinto di far ridere, ma a dire la verità non fa ridere a nessuno, e cerca in ogni modo di poter andare in televisione a dire le sue battute. E niente, ha una vita di merda, non riesce praticamente a campare se non inseguendo il suo sogno, e lui è convintissimo di essere bravo a far ridere. Se non ridi alle sue battute, sei tu il coglione, non è lui. E niente, ci prova in tutti i modi, dopo varie no, alla fine, dopo appunto un bel po' che ci prova, essendo anche una persona con evidenti problemi, penso un bel po' di disturbo narcisistico e cose del genere, decide di alla fine rapire il conduttore di questo show comico, così da chiedere ai tizi della trasmissione se possono far condurre lui quella serata, e loro sono costretti ad accettare, altrimenti uccide il tizio. Quindi lui va lì, conduce la serata, e da qui arriva il titolo Re per una notte. Perché? Perché lui sarà re per una notte, sarà conduttore per una notte, però a dir la verità, lui farà veramente ridere in quella notte. Quindi andrà poi in carcere, ma quando uscirà dopo 5 anni, sarà acclamato come un grandissimo comico. Vi ricorda qualcosa questa trama? Perché a me sì. Ma vabbè, forse è un mio punto di vista. E niente, come trama io qui darei sinceramente un bel 10. Perché tratta i problemi della società, però li tratta veramente, non tramite un personaggio fittizio e una società fittizia. Quindi secondo me, sotto alcuni punti di vista, è meglio. Poi passiamo ai personaggi. Come personaggi abbiamo lui, che è un pazzo sfegatato, estremamente convinto di far ridere, che appunto vuole a tutti i costi poter avere la sua occasione nella vita, cosa che molto probabilmente mi porterà prima o poi a fare come lui, quindi a rapire un direttore di doppiaggio e metterlo in cantina per farmi fare qualcosa. Perché quando sei convinto di saper fare qualcosa, e per di più le persone ti continuano a dire che non è colpa del sistema, perché ti dicono che no, è un sistema meritocratico, che è tutto giusto, tutte queste cose qua, però poi ti dicono anche che sei bravo, e allora la cosa non può sussistere. Cioè, o faccio schifo, e può essere, magari, oppure è il sistema a fare schifo. Questo è il ragionamento che fa lui. Lui sa di non fare schifo e quindi se la prende col sistema e trova un modo per abbattere il sistema. E niente, quindi secondo me questo personaggio è veramente spettacolare, perché in confronto a un altro film di nostra conoscenza che potrebbe ricordare minimamente questo film, appunto, lui non è che si ribella al sistema con un fare di rabbia estremamente casuale, ma lo fa con una specie di criterio. Lo fa, come posso dire, avendo poi un risvolto positivo. E quindi assolutamente 10 per me. Fantastico. Poi passiamo all'obiettivo. L'obiettivo di questo film è poi non dimenticarsi
comunque è del nostro amichetto Scorsi, il nostro Martin Scorsi, e... però non se l'è cagato nessuno, quindi purtroppo secondo me era un film con un obiettivo di far svegliare molti artisti assopiti dalla società in quel momento, sottomessi, e anche gente, non per forza artisti, anche gente comune, semplicemente tu sai di saper far bene il tuo lavoro, sputagli in faccia al capo tuo, però fallo in un modo in cui tu ne esci vincitore. E secondo me quello è un obiettivo fantastico, bellissimo, non raggiunto però purtroppo perché non se l'è guardato nessuno sto film. E quindi purtroppo che ci posso fare? Dirò un 10 lo stesso. E sapete perché? Perché quell'obiettivo è rivolto alle persone che sanno guardare. Non era come tutti gli altri film che l'obiettivo è fare soldi, nella maggior parte dei film. E quindi il fatto di essere stato visto da poche persone non è un male. Vuol dire che quelle poche persone hanno un po' di cervello. E ci dovremmo fare tutti quanti due domande del perché così poche persone hanno visto questo film. E quindi, niente. Capolavoro confermato. Ci vediamo al prossimo video. Il voto finale ovviamente che è 10. Che sarà il doppiaggio di Re per una notte.